Bentornate e bentornati con le previsioni a cura di MeteoOne. La prima eruzione fredda della stagione è arrivata su gran parte dell'Europa centro-orientale e in queste ore sta fluendo verso la nostra penisola. Il tutto è da imputarsi all'anticiclone delle Azzorre che si è spinto fin sull'Inghilterra, spingendo verso il suo bordo orientale aria più fredda verso le basse latitudini. In queste ore le Repubbliche Baltiche e i Balcani stanno vedendo la prima neve stagionale, fin quasi a quote di pianura. Sull'Italia il freddo, giunto dai Balcani, sta portando un deciso calo delle temperature, accompagnato da una sostenuta ventilazione dei quadranti nord-orientali e sensazioni di freddo crescente. Nel corso della settimana il freddo si farà pungente, con la possibilità di rovesci sparsi soprattutto sul comparto adriatico. Ma ora andiamo a vedere il tempo sulle nostre due regioni per mercoledì 5 ottobre. Come possiamo vedere dalla grafica, ci sarà prevalenza di tempo soleggiato, cieli tersi grazie alla ventilazione fredda e secca orientale. Sarà una giornata di transizione in attesa del peggioramento in arrivo da mercoledì e giovedì. Temperature in drastico calo anche di altri 1 o 2 gradi, sia nelle massime che nelle minime, con valori minimi sui 9-10 gradi, nelle zone interne della Puglia e nelle vallate della Basilicata. Venti sostenuti dai quadranti nord-orientali, mari da molto mossi a mossi. Ed ora vediamo cosa ci propone la nostra rubrica, la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Alfonso Zuccalà, da Rivabella nel Salento, che ci manda questa poetica foto del tramonto. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.